Ci sono passi di Vangelo affascinanti che ti coinvolgono, ti portano al cuore del mistero di Dio. Un po' come questo brano del Vangelo di Giovanni, dove Gesù, rivolgendosi al Padre suo, dice parole così profonde, cariche di affetto, che vanno semplicemente ascoltate, come una pioggia leggera che feconda la terra, come raggi di sole che si insinuano negli anfratti del cuore. C'è anzitutto un gesto da registrare, quello di Gesù che alza gli occhi al cielo. Non è solo un movimento degli occhi, una direzione dello sguardo, è una tensione del cuore che dice la nostalgia da parte di Gesù di voler tornare all'origine, alle radici del proprio essere. E mentre i discepoli si guardano smarriti durante l'ultima cena, respirando aria di tradimento, Gesù conclude il suo discorso da Dio nel desiderio struggente di riuscire a portare i suoi verso il Padre, convogliando i loro occhi là dove già stava il suo cuore, raccogliendo il loro affidamento nel suo affidamento. Una scritta collocata sulla porta della chiesa valdese di Torre Pellice recitava: «Le pecore talora si smarriscono perché brucano l'erba senza mai alzare lo sguardo». Per Gesù, invece, questo gesto era abituale, spontaneo, come un sussulto del cuore che diventa un abbraccio, la postura stessa d'avvio della preghiera, della sua preghiera, come dice il Salmo: «A te alzo i miei occhi, a te che siedi nei cieli». E così Gesù faceva guarendo un malato, o prima di riportare in vita Lazzaro, o nell'imminenza di moltiplicare il pane per tanta gente, alzati gli occhi al cielo, pronunziò la benedizione, o durante l'ultima cena, nell'atto di pronunciare appunto la benedizione sul pane spezzato e il vino versato. Insegnami, Signore, a non lamentarmi inutilmente, a saper alzare lo sguardo anche se in furia la tormenta e non ho un appiglio, una minima difesa. Dammi la forza, Signore, di alzare sempre lo sguardo, di invocarti ancora. E mentre mi risuonano dentro l'invito del celebrante prima del prefazio: «In alto i vostri cuori», mentre poi l'assemblea risponde: «Sono rivolti al Signore», Gesù si consegna tutto al Padre, dicendo: «Padre, è venuta l'ora», cioè l'ora della pienezza della grazia, l'ora della sua piena glorificazione. «Glorifica il figlio tuo perché il figlio glorifichi te. Io ti ho glorificato sulla terra compiendo l'opera che mi hai dato da fare e ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse». E se queste parole non sono un vaneggiamento, ma la verità profonda che proprio la morte di Gesù ci disvela, allora proprio a questo punto ci è chiesto di fare un salto, un tuffo chiaro e deciso in questa sua ora nella quale la morte già dischiude la vita di resurrezione. E qui soprattutto conta fidarsi di Lui, lasciarsi prendere da Lui per mano, perché è stando dentro questa sua ora che ci è data la vita eterna. Così come Gesù invoca: «Tu infatti, Padre, mi hai dato potere su ogni essere umano, perché io regali la vita eterna a tutti coloro che tu mi hai dato». E proprio questa è la vita eterna, che conoscano te, eterna a tutti coloro che mi hai dato, che conoscano te, l'unico vero Dio e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Come se Gesù fosse attraversato da un solo grande desiderio, quello di portarci al cuore del Padre suo per sempre. Ecco la vita eterna. Teresa di Gesù bambino ci raccontava che spesso, avviandosi a recitare la preghiera del Pater, del Padre nostro, all'improvviso si fermava appena pronunciata la parola Padre, come fosse rapita in quella relazione indicibile tra Gesù e il Padre suo.
e così nessuno ci potrà mai rapire dalle sue mani, come anche ricordava il Vangelo di domenica scorsa: io do loro la vita eterna e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno può rapirle dalla mano del Padre. Se non altro perché la preghiera di Gesù adesso diventa la preghiera per noi, per ciascuno di noi. Io prego per loro, dice Gesù, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono già tuoi. Così che se siamo di Gesù, siamo anche del Padre suo. Se infatti noi apparteniamo a Gesù, è perché Gesù stesso appartiene al Padre, perché tutte le cose mie sono tue, e le tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Sentirci così come portati da un flusso divino che ti raccoglie, infondendoti la forza e il coraggio di andare incontro ad ogni situazione, perché siamo accompagnati da Lui che è inscindibilmente unito al Padre suo, che se anche Padre io vengo a te e loro restano nel mondo, dice Gesù pregando, custodiscili nel tuo nome, perché siano una sola cosa come noi. Oh mio Signore, so bene che la malinconia del tempo che passa a volte mi prende e mi dispera, ma se appena tendo l'orecchio e imparo a discernere i segni dei tempi, già odo i segnali della tua rassicurante presente alla mia porta. E quando ti apro e ti accolgo come ospite gradito nella mia casa, io sono certo che il tempo passato con te è tempo sottratto alla morte. E se già fosse la morte a bussare alla mia porta, so che sarai ancora tu ad entrare. E il tempo della morte, ne sono certo, sarà già finito. Che sia una buona domenica per tutti.